Guido Damiani, presidente di Damiani Group, da Palazzo Reale, ci parla della mostra Un secolo di eccellenza e passione, l'evoluzione del costume italiano attraverso i gioielli Damiani. In cosa consiste questa mostra? È una mostra, come dice il titolo, del costume italiano. Noi abbiamo avuto questa grandissima possibilità, grazie a Palazzo Reale, al Comune di Milano, di aver esposto i nostri gioielli, ma non solo i nostri gioielli, una parte della nostra storia. La nostra azienda è stata fondata nel 1924 da mio nonno Enrico e continuata con nostro padre, oggi continua con noi, che siamo la terza generazione, e in tutti questi anni, quasi un secolo, è chiaro che abbiamo accumulato artigianalità, storia, savoir-faire e tanti premi. E qui a Palazzo Reale vediamo un po' di tutto questo, quindi l'artigianalità, vediamo premi che abbiamo vinto, dagli Oscar mondiali della gioielleria, premi che le riviste o le associazioni ci hanno dato nel mondo, e non solo, presenteremo in anteprima la collezione Margherita, che è dedicata proprio alla regina Margherita. Quindi facciamo il pre-opening oggi, che è il primo giorno di primavera a Palazzo Reale, quindi Margherita, che era la regina, nel primo giorno di primavera in una degna cornice. Silvia Damiani, vicepresidente del gruppo Damiani, cosa rappresenta per la vostra famiglia questa mostra a Palazzo Reale? È sicuramente un grande orgoglio essere qui. Palazzo Reale rappresenta per Milano il mondo della cultura, non soltanto milanese, ma comunque anche a livello italiano. Ci sono mostre importantissime, come appunto quella di Manet in questo momento, per cui essere qua in questo momento con una mostra a Damiani è sicuramente motivo di grande orgoglio. Quali sono, tra i tanti pezzi esposti in mostra, quelli a cui è più affezionata? Sicuramente tutti. Quando si parla di pezzi che rappresentano la nostra storia, credo che ogni pezzo sia importante, perché altrimenti non saresti tu. Però sicuramente c'è un pezzo che è il pezzo Bloody Mary, che è un Oscar mondiale della gioielleria che abbiamo vinto nell'86, che amo particolarmente perché lo trovo un po' un portafortuna. L'86 è stato un anno di svolta per l'azienda, che ha segnato veramente una grande crescita a livello internazionale, e credo che un po' quella collana continui a portarci fortuna.